Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo Stadio Comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo per la partita Borgo Grecanico Calcio Ravagnese valevole per il campionato di prima categoria Girone D Calabria. E Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Le formazioni sono quelle del primo tempo, c'è Falcone, Scaramuzzino, Maggiola, Neri, Martino, Sgo, Ielo, Iannò, Martino, Obin e Iamonte per il Borgo Grecanico. Comandè, Latella, Fava, Facciolo, Cuzzola, Bianchi, Polito, Minniti, Francesco, classe 98, Manti, Pangallo e Ventura per il Calcio Ravagnese. Intanto è arrivato dalle nostre parti l'inossidabile, graditissimo Ivano Verducci, a cui cediamo il microfono per il punto sulla situazione, poi dovrà lasciarci per motivi personali e quindi lo ringraziamo, lo salutiamo e gli cediamo il microfono. Sì, buonasera a tutti, ben ritrovati per commentare queste partite oggi, appunto Ravagnese contro Borgo Grecanico. Il Ravagnese vincitore, la squadra vincitrice di questo campionato di prima categoria, e il Borgo Grecanico che ha al suo primo campionato si è salvato con un paio di giornate di anticipo. Il commento che potrei farti io è naturalmente sulle squadre che oggi si affrontano. Quindi il Ravagnese, squadra vincitrice del campionato, e il Borgo Grecanico. Il Borgo Grecanico ha fatto un bellissimo campionato, in special modo cominciando dalla quinta giornata, riuscendo ad inanellare ben 5 vittorie consecutive tra la quinta e la nona giornata. E quindi ad arrivare ad una posizione di classifica già alla nona giornata importantissima, si poteva ambire anche ai playoff. Un girone d'andata comunque strepitoso, quello del Borgo, che era riuscito a fare 22 punti riuscendo a vincere 7 partite, come dicevamo le 5 consecutive e poi le altre 2 tra l'undicesima e la dodicesima giornata. Il Ravagnese invece ha fatto un campionato a sé, non cominciando benissimo perché aveva perso la seconda giornata contro la Deliese, ma poi ha cominciato a vincere in continuazione. Si può ben dire che ha avuto una piccola crisi tra novembre e dicembre, perdendo alla decima giornata e alla dodicesima e poi alla quattordicesima giornata. Quindi un Ravagnese che ha avuto qualche piccolo problema, ma nulla di che, ha dominato letteralmente questo campionato in lungo ed in largo. 22 le vittorie, soltanto 2 pareggi e solo 5 sconfitte, delle quali queste 5 sconfitte sono state quella con il Rosarno alla 26esima giornata e quella con il Pellaro alla 29esima. Diciamo che in queste ultime, nelle ultime partite il Ravagnese ha lasciato un po' giocare altri, ha tirato un po' i remi in barca una volta raggiunto l'obiettivo con la vittoria del campionato. A te Domenico, commenterai ancora qualche minuto, poi riprenderò il microfono per salutarvi. Ringraziamo intanto Ivano Verducci per la sua dovizia di particolari e per la passione che ci mette in tutte le cose. Entriamo in telecronaca con l'ennesimo tentativo di contropiede dei padroni di casa. Sbaglia stavolta la gana, capitan Bianchi, Pangallo,
osservo il piazzamento dei compagni, quindi cede il pallone a Ventura, intuisce tutto Romeo, Martino, ancora Martino, Obinna insiste nel fraseggio, la formazione di casa sbaglia all'ultimo passaggio, può partire il contropiede ospite, non scatta tempestivamente pasticcio difensivo, ci mette una pezza e a monte Pangallo, bellissima parata, ha sfiorato la doppietta, l'ottimo Pangallo, un giocatore per il quale non si sprecano mai gli aggettivi, dotato di classe e talento. Pino Fava, bellissimo gol che ci commenta Ivano Verdugli. Sì, un bellissimo gol con questo pallone imprendibile e di Fava, il numero 3 Fava, tutto il pubblico di Melito applaude perché è davvero una standing ovation per questo ragazzo. La palla dalla bandierina giungeva fuori dall'area, proprio al limite dell'area, quasi al centro, un sinistro davvero incredibile, un tocco di classe questo di Fava, almeno si vede bel calcio. Intanto c'è anche una sostituzione, come è giusto che sia, entra ora il secondo portiere Sgro Demetrio che sostituisce Comandè del Ravagnese. Come ti dicevo Domenico, possiamo ormai commentare in generale questo campionato. Ti volevo parlare anche, visto che è della partita, cioè non della partita ma dell'incontro, il capocannoniere del Ravagnese, Vigoroso Luca, è il numero 17, ha 17 gol, scusami, è il numero 18 oggi. Ha contribuito sicuramente con i suoi gol assieme al compagno di squadra, che oggi sta giocando, sia Ventura Giuseppe che anche Attina Gaetano, hanno contribuito a questa cavalcata vincente della squadra oggi in maglia verde fosforescente. Dall'altra parte, come non citare Obinna, autore quest'anno di ben 12 marcature, un ragazzo al quale diciamo il mister Cormaci tiene tantissimo, ricercato da squadre di categoria superiori, e quindi anche questa è stata una cosa importante da dire per le due squadre che oggi stanno giocando quest'ultima partita di campionato di questo 2018-2019. Cosa dire del Borgo Crecanico? Il campionato sicuramente aveva fatto sognare un po', si era ripreso l'entusiasmo a Melito Porto Salvo in quel periodo che ti dicevo, poi la svolta secondo me in questo caso in negativo per il Borgo è stata quella partita sospesa con la Propellaro, la quale ti ricordi abbiamo molto parlato anche per dei problemi che sono successi, nel senso il ritardo con il quale è arrivata l'ambulanza, è stata chiamata per farla entrare in campo, eccetera eccetera, e nonostante Melito Porto Salvo abbia un ospedale proprio a 2-3 chilometri, ecco, quell'incontro, nonostante il Borgo era sullo 0-0, era stato dominato, questo sì dobbiamo dirlo, dalla Propellaro, però stava portando a casa un buon risultato. Invece poi con il recupero quelle tre sconfitte hanno un po' tagliato le gambe
alla squadra di mister Cormaci, che ha dovuto dire stop, ecco, alla rincorsa al posto playoff, e si è accontentata quindi di raggiungere il più presto possibile la salvezza, è stata ottenuta poi in casa. Quindi un campionato del Borgo Grecanico di gran lunga sufficiente, diciamo da 1 a 10, direi un campionato da 7. Dovremmo citare anche i più interessanti calciatori, che naturalmente sono i vari Martino, Annunziato, Nucera, sono stati Obinna, anche Manganaro, il capitano Sgro, dietro anche l'altro Antonio, il portiere Falcone ha avuto anche, ha fatto degli ottimi interventi, Iamonte stesso, e poi l'esordio di questi giovani, oggi ne vedo tanti in campo. Per quanto riguarda il Ravagnese, non sono io a scoprirlo, la storia di questa squadra, di questo team, ecco, è incredibile. Naturalmente andrà ora nei campionati più importanti, nei quali speriamo magari un domani di poter rivedere anche qualche squadra di merito Porto Salvo. Vediamo cosa succederà in questa estate, se ci sarà l'opportunità magari di rinforzare le squadre o di arrivare davvero ad un miracolo sportivo, chi lo sa. Non diamo nulla per scontato. Interessante anche quest'altro giovane di origine africana che va ad entrare ora, ed è Idrissu, che anche lui ha giocato negli incontri, diciamo, in cui il Borgo Grecanico ha portato tantissimi punti dalla sua, e poi ha avuto qualche infortunio, e diciamo che Cormaci ha dovuto spesso fare di necessità virtù. Comunque il campionato, ripetiamo, del Borgo Grecanico è da 7, da 10 non può essere altrimenti quello del Ravagnese. Per quanto riguarda la categoria degli arbitri, anche io sono, diciamo, della tua idea, quella di rivedere alcune piccole cose, alcune, chiamiamole così, sbavature degli arbitri. Vorrei vedere anche due guardaline nella prima categoria, il discorso della barriera che molto spesso non è a 9 metri, almeno a 9 metri e 15, ma almeno 9 metri come dovrebbe essere, e niente, io saluto tutti, ringrazio il pubblico, ringrazio in special modo te e il regista Bruno, anche allo studio centrale che poi monta i servizi. Saluto tutti, vi ringrazio e speriamo di poterci risentire e rivedere il prossimo anno sportivo. Grazie a tutti, buona serata. Ringraziamo Ivano Verducci. Entriamo in telecronaca mentre si fa viva una sottile pioggerellina primavera inoltrata, ma il meteo è cambiato, come tutti sanno, non è più quello di una volta, le bizze e i capricci del padre Giove Pluvio insieme a quelli del re dei venti, il mitico Eolo, quindi non possiamo più fare leva più sui servizi meteo. E sulla stabilità, anzi l'instabilità è la regola. Tant'è vero che a maggio inoltrato in alcuni punti c'è la neve.
14 minuti nella ripresa, 2-0 a favore degli ospiti, risultato che ci sta tutto, non ci sono stati mai problemi per la capolista, padrona del campo, in lungo e in largo sta dominando. Il Borgo Grecanico comunque sta facendo la sua partita senza timori reverenziali, senza preoccuparsi della sudditanza psicologica, e cerca di rendersi pericolosa quando glielo permette l'avversario. Comincia la danza delle sostituzioni. Per aprire l'ombrello anche noi, perché comunque la pioggia comincia a farsi più fitta, ed allora diverse sostituzioni anche per le canoe. Menniti Francesco, classe 90, fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Prima era entrato Vigoroso, anche nelle file locali, con il numero 88 Caridi. E prima era entrato Idrisu, Adam Idrisu. Quindi sono due gli extracomunitari. Nelle file del Borgo Grecanico. Questa è la Della. Scambia con il nuovo entrato Vigoroso. La palla termina oltre la linea di fondo, nulla di fatto, l'ultimo a toccare è stato un attaccante ospite. È una bella partita, almeno nelle ultime fasi del primo tempo e all'inizio della ripresa, non c'è nessuno che si rigiri i pollici accogliendo il monito del Papa che dice: non siate giovani da divano. Purtroppo oggi il Borgo Grecanico con gli attaccanti non riescono a inquadrare la porta nemmeno con il Mavic Air, il top drone di ultima generazione con le alucce richiudibili, dotato di usi e applicazioni per la robotica moderna, con risoluzione di foto 12 megapixel, voto con controller remoto smartphone, risoluzione video 4K, GPS, GLONASS del cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. I giocatori ce la mettono tutta. Intendiamo parlare dei padroni di casa. Non c'è nessuno che contempli il sole, la luna e il cielo come il filosofo Anassagora di Clazomene. Gli ospiti stanno vincendo, si diceva, con pieno merito, dove la difesa è al top. Il centrocampo filtra bei palloni per le punte che non si fanno certo pregare quando devono scaraventare il pallone in fondo al sacco. L'hanno fatto già due volte, non c'è bisogno di nessun cavallo di Troia. Modulo tattico, assalto all'arma bianca o strategia sorniona. In
sottofondo udite i cori degli ultras, dei contras, dei campesinos, peones e aficionados locali che hanno accompagnato per tutto il campionato le evoluzioni calcistiche, anche qualcheduna in trasferta. Fino a questo momento i padroni di casa hanno tentato di graffiare, anzi in apertura di gara avevano addirittura sfiorato il vantaggio. ...2-0 fino a questo momento. Intanto c'è un lancio in profondità verso Idrisu, stretto nella morsa di due arcigni difensori, finisce con perdere palla. È una difesa invulnerabile quella del Ravagnese, non è facile fare breccia ad eccezione del tallone di Achille, perché Teti, moglie di Peleo, non riuscì a inabissarla nelle acque infernali dello Stige. Caparbiamente mangia la finta e doppia finta, si liberano due o tre avversari, non del terzo, commette anzi fallo. Intanto la panchina ospite richiama l'attenzione del direttore di gara, perché sta per entrare in campo con il numero 16, Gulli. C'è una sostituzione anche nelle file locali. Fa il suo ingresso sul terreno di gioco Zerbi, intanto è entrato col consenso dell'arbitro sul terreno di gioco Attinà. Un giocatore locale a terra, accorre l'arbitro per sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato. Zerbi ancora non ha potuto fare il suo ingresso in campo. Lo fa in questo momento. In sostituzione di Scaramuzzino. 22 minuti e 45 secondi. Borgo Clecanico 0, Ravagnese 2. Autore dei gol Pangallo al 35esimo del primo tempo e Pino Fava al sesto della ripresa. Si sbizzarriscono gli hooligans e gli skinhead di parte ravagnese. Nei nomignoli affibbiati ai loro beniamini del cuore. Abbiamo raccolto alcuni tipo Cocco, ma non sappiamo se sia Cocco Bill o qualche altro, è tipo Vichingo e qualche altro che ora ci sfugge. Comunque è una società seria, solida economicamente, avveduta, competente, attenta e appassionata. Fallisce il 3-0 per il provvidenziale intervento
del solito Mangiola. Idrisu. Lascia toccare terra, riesce comunque, perché ora il terreno è viscido e il pallone acquista velocità. Se non si riesce ad addomesticarlo prima del rimbalzo, è una bella battaglia, ma non è la battaglia di Orlando e Rinaldo per i begli occhi di Angelica al Teatro dei Pupi Santa Rosalia in Palermo, se non al Teatro delle Marionette dei Fratelli Napoli a Catania, proclamato dall'UNESCO capolavoro del patrimonio dell'umanità orale e immateriale. Non ha avuto problema alcuno la capolista a mettere una ipoteca sulla vittoria finale nel campionato, e anche oggi si sta confermando. Quando sono passati 26 minuti nel secondo tempo, per merito prima di tutto del fantasma dell'area di rigore, toro scatenato come cavallo pazzo, scatta il contropiede, si invola velocissimo sul settore di destra vigoroso, non riesce però ad agganciare. C'è un'altra sostituzione nelle file locali, sta per entrare in campo con il numero 26, Bertone, un altro dei giovani interessanti. Un vero enfant prodige. Gli cede il posto niente meno il bomber locale, Nunzio Martino. Parte da lontano la manovra dai padroni di casa, Idrisu. Mangiola. Ancora Mangiola. Verso Idrisu. Finisce a terra, ma l'arbitro non lo gratifica per niente, con un calcio piazzato che ci poteva stare, ma la partita, come detto, è filata liscia come l'olio sui binari della correttezza assoluta, del fair play, del bon ton e della cavalleria. Si lancia in avanti la formazione di casa con tutti gli organici, Ariete, Torre, Semovente, Balestra e Catapulta, ma non riesce a fare breccia dalle parti di Comandè, nemmeno a indossare il turbo di Usain Bolt, gli stivali magici delle sette leghe o i calzari alati di Mercurio, se non il salto di Mike Powell, di un canguro, di un puma, di un antilope, di un leopardo, nulla.
è sotto di 2-0 e poteva subire anche qualche altro. Invece ha interpretato con lo spirito giusto la gara, la formazione ospite. Lo spirito di avventura è quello narrato da Primo Levi nei romanzi Se non ora quando, La tregua, Se questo è un uomo, che gli valsero il trionfo al premio letterario Campiello e Viareggio. Spirito di avventura quello di Jurassic Park, Un mondo perduto, Titanic, Il libro della giungla, L'isola del tesoro, Indiana Jones e I predatori dell'arca perduta. Zanna bianca, Moby Dick, Il richiamo della foresta, La leggenda di Robin Hood, La maschera di Zorro, 20.000 leghe sotto i mari, Harry Potter e La pietra filosofale. Chi più ne ha più ne metta. 38 minuti e 18 secondi nella ripresa. Risultato saldamente in pugno nelle mani della formazione ospite, 2-0. Mangiola, il suo lancio, l'inzuccata da parte del difensore esterno che anticipa Zerbi. Zerbi cerca di andarsene, entra in aria, palla sul sinistro, si allunga troppo, pretende troppo. Alla squadra giusta il Ravagnese, i cavalli sono, non hanno nulla da invidiare a Varenne, Ribò o Roquepin, perché sul campo ci vogliono i cavalli, c'è poco da fare, sia pure andalusi, lusitani, arabi. Maremmani, berberi, cavalli del Don, Mustang, Frisoni, ma sul campo ci vogliono i cavalli, tanto per mutuare una battuta che non è nostra, ma l'abbiamo fatta nostra. Ogni tanto i tifosi si fanno sentire. E fanno sentire la loro colonna sonora per un pugno di dollari, la tromba di Alessandro Rossi. ...32 minuti e 30, sempre 2-0 per gli ospiti. Che stanno dominando in lungo e in largo come hanno fatto nel primo tempo. La squadra di casa annaspa nel buio, non è il buio di Dacia Maraini, Rizzoli editore, che le ha fatto vincere il premio Strega nel 1999. Comunque uno scenario tenebroso in cui brancolano i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti. Il pallone si perde spesso sulle nevi del Nanga Parbat, del Pamir, del Kashmir e dell'Himalaya. Si è persa nel labirinto del Ravagnese la formazione di casa. Le gare sono come i labirinti, bisogna entrare dentro la partita e uscire con la vittoria dopo aver ucciso il mostro, cioè il Minotauro, grazie al filo di Arianna. Un quarto d'ora alla fine, minuto più, minuto meno, risultato saldamente in pugno al
Ravagnese, che sta dominando, che ha sfiorato varie volte la terza marcatura. Purtroppo il bomber Martino, che ha dovuto abbandonare, si è trovato a giocare pochi palloni, e un attaccante non è che indossi la tuta mimetica per non farsi vedere dai mastini pitbull e rottweiler, o l'anello di Gigi per scomparire alla vista famelica d'ingorda, ma sempre pronto a indossare i panni dell'avvoltoio, come il famoso Emilio Butraghegno, detto El Buitre. ...35 minuti... è il caso di chiedere ad Alessandro Mahmood, trionfatore dell'ultimo festival di Sanremo, come va. Va decisamente male per i padroni di casa, che comunque, non dimentichiamolo, hanno di fronte la capolista, è un toro scatenato come quello di Robert De Niro nei panni di Jack LaMotta, del regista Martin Scorsese, premio Oscar, miglior attore del 1981. C'è un urlo tarzanino. Arbitro, che cosa hai chiamato? Quasi un'aggressione verbale. Pretendeva il calcio di rigore. Manda tutti a quel paese, compresa la panchina. Nell'assordante silenzio del Maro Simone sono rimasti sugli scaloni, sui gradoni, solamente gli appassionati, quelli che osano sfidare anche le ire di Barba Bianca, di Eolo e di Giove Pruvio. Stavamo parlando del fuoriclasse Pangallo. Niente requiem de profundis se non notturno marcia funebre di Frédéric François Chopin, ma certamente la prova dei padroni di casa non è stata, come si dice, effervescente, spumeggiante e schiumante. Ha fatto quel che ha potuto, ha inscenato un ritmo da ciao mare Romagna mia, simpatia di Raul Casadei, polka, mazurka, valzer, tango, Beghini, cia cia cia, salsa cubana, Macarena, Meneito, twist, rock and roll e samba, ma non abbastanza per impensierire l'attenta e arcigna, se non dispotica, difesa del Ravagnese, che merita, a nostro avviso, ma questa è la nostra opinione, sic et simpliciter, tutti gli aggettivi che, tra le altre cose, i mass media, radio, giornali, televisioni, agenzie di stampa settimanali hanno dedicato nel corso di questa meravigliosa, indimenticabile stagione, in cui ha fatto vedere veramente delle cose straordinarie. Accenna un forcing la formazione di casa alla ricerca un intervento scomposto, finisce a terra il giocatore di casa e interviene l'arbitro, grande Ravagnese, che ha fatto vedere, come ha detto l'android Roy Batti sotto la pioggia prima di morire, ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
lo merita tutto il Ravagnese, non gli stiamo regalando nessun aggettivo perché lo ha meritato sul campo, l'unico che conti. Doppio vantaggio prezioso come un opale nero dell'Australia, se non un rubino dello Sri Lanka e della Birmania, Saris Rabbi, Ruby, della collezione privata Cartier. Pink Star battuto all'asta londinese, Sotheby's, 83 milioni di dollari, un topazio imperiale del Brasile, uno smeraldo McKay trovato in Colombia o uno zaffiro della Thailandia. Un vantaggio doppio strameritato, anzi ha dato calcio spettacolo a tratti, trascendentale, e ci fermiamo qui perché altrimenti potremmo essere tacciati di essere filo ravagnese, mentre chi ci conosce sa che le partite le vediamo e le descriviamo, le vediamo con i nostri occhi e poi le commentiamo, ma non pretendiamo mai di avere la verità a portata di tasca, anzi spesso siamo incappati in clamorose smentite. Proprio la bella musica che ci ha fatto vedere la formazione dello Stretto ci ha fatto sentire c'è un intervento da parte dell'allenatore del Ravagnese che ammonisce quasi i suoi, non parlate sempre, ciarlate di meno e giocate di più, come per dire abbiamo tutti i mezzi per poter stravincere e quindi stiamo concentrati, stiamo sul chi vive, ogni tanto gli attaccanti locali mettono il tartufo in aria o il naso, anche per capire se ci sia spazio per accorciare le distanze. Non sono giocatori in vacanza last minute e volo charter per Sharm el Sheikh sul Mar Rosso, Maldive o Seychelles, tsunami permettendo. Anzi, nel secondo tempo veramente è stata una partita intricata e affascinante, come nel film La calda notte dell'ispettore Tibbs. Si scivola come al palaghiaccio, se non in discesa libera di Salt Lake City o gigante di Kitzbühel o alla combinata di Courmayeur, anche perché la sottile pioggerellina ha reso viscido il terreno di gioco. Idrisu ingaggia un duello ma stretto nella morsa dei difensori, perché il Ravagnese non è solo la regina del campionato ma ha il miglior attacco e sicuramente una delle migliori difese, comunque la seconda se non andiamo errati. È rimasta a bocca asciutta fino a questo momento l'attacco dei padroni di casa, il classico pugno di Mosca in mano. Mentre
gli ospiti sono passati in vantaggio con uno scatto felino degno del Tigrillo, il gatto tigre, protagonista di Il vecchio che leggeva il romanzo d'amore di Luis Sepúlveda, alias Pangallo. Con uno scatto d'orgoglio ha tentato la via della rete, ora la formazione di casa. L'arbitro ha alzato le dita, ma secondo noi con qualche anticipo. Siamo ancora al 44esimo. Ogni tanto si sente l'urlo delle tifose, non è l'urlo di Susanna Rigacci in l'estasi dell'oro, e si notano, si sentono distintamente quelli degli ultras e dei contras, che non sono quelli di Luciano Pavarotti nei panni di Alfredo Germon in La Traviata alla Scala di Milano, ma hanno comunque l'effetto di galvanizzare la formazione di casa, proiettata con tutti gli organici difensori, centrocampisti e attaccanti alla ricerca del gol della bandiera. Bertone, gioco di gambe, non riuscito, superiorità numerica 3 contro 2, non sfruttata fino a questo momento. Ci mette una pezza e proprio in questo momento l'arbitro non concede niente. 46 minuti, basta così, ha vinto meritatamente il Ramagnese 2-0. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Tutti insieme, ragazzi!